di confrontarsi con i cittadini. Secondo me è una grande opportunità. Ieri avevo anche la Cenci, assessore di Genova, dove loro hanno preso 77 milioni, noi 48, tanto per spiegare ai cittadini, e collaboreremo insieme, e questo mi fa molto piacere. Adesso ci confronteremo con i cittadini per migliorare. E come sotto casa mia a Grignano passa il treno. La stessa cosa, a me non mi dà nessun fastidio, è un treno, la stessa cosa potrebbe succedere per gli abitanti che passa questa cabinovia, che secondo me anche sotto il punto di vista turistico e sotto il punto di vista del trasporto pubblico, per non andare su per strada del Friuli, potrebbe essere una grande opportunità. Sono lei? No? Sai, la politica deve dire di no, la controparte deve dire di no. Ho sentito in campagna elettorale che Trieste era un disastro, poi mi sembra che ci siamo posizionati come primi, mi sembra, no? Allora vedi, questa è la politica è quella di parlare male di quello che fa l'altro, e che secondo me è sbagliato. C'è il momento per le elezioni, dopo c'è il momento che si governa. Parti oggi, 3 giorni dedicati qui in centro congressi nel Porto Vecchio, dedicati alla cabinovia, a questo importante progetto di mobilità sostenibile, con anche un fine sicuramente turistico che prometterà il collegamento dell'antipiano al centro città. Sono 3 giorni che abbiamo voluto organizzare per dare ascolto alla cittadinanza, per informare la cittadinanza attraverso interventi degli esperti e professionisti del settore. Un evento importantissimo, prima di tutto perché è sempre un piacere quando i comuni del Friuli Venezia Giulia riescono ad aggiudicarsi finanziamenti importanti, in questo caso europei, perché dimostrano di avere una capacità progettuale che altri evidentemente non hanno, e di questo va reso merito innanzitutto al comune di Trieste, che con quest'opera porta a casa 48 milioni di euro. Ma non è soltanto il mero valore, l'importanza di questo investimento, di questo progetto, ma il fatto è che si sta costruendo la Trieste del futuro. Probabilmente oltre 100 anni fa, quando si è ipotizzato il tram di Opicina, non si pensava che potesse diventare un mezzo di attrazione turistica, che è diventato e che tornerà a diventare. Oggi immaginiamo il futuro, e il futuro è sia il tram di Opicina ma anche un nuovo mezzo di trasporto, che è un mezzo di trasporto sostenibile ma che sicuramente diventerà un'attrazione turistica importante, che caratterizzerà ancora di più la città di Trieste come immagine nel mondo. Oggi sono uno dei soci del consorzio, chiaramente siamo ben felici che si dia una veste di analisi strategica alle cose che si stanno facendo, no? Fondamentalmente è chiaro che non è semplice. Porto Vecchio è una realtà difficile da analizzare, difficile da gestire, difficile da sviluppare. Quando io sento anche qualche esempio di qualche altro grande sviluppo, dobbiamo sempre considerare che Trieste non è Amburgo, Trieste non è Buenos Aires, Trieste non ha la capacità di sviluppare una domanda così importante per un'area come questa. Però chiaramente serve un approccio analitico, serve un approccio tecnico, e penso che eventi come questi, in cui si vanno a raccogliere, diciamo, tutta una serie di pareri di chi è esperto e anche comunque pareri di chi vuole dire la sua, sono importanti, perché questo deve essere l'approccio vero per analizzare cosa fare in futuro. Sono tanti cittadini.